Sono contento che il già rettore di questa università, il professor Pierugo Calzolari, è qui in mezzo a noi. Poi saluto, ecco, giustamente, poi un saluto al dottor Corrado Oddi, al dottor Guido Barbera, poi qui quelli, quelli che forum e tutto il resto lo trovate nel foglietto. E al professor Andrea Segré, preside della facoltà di Agraria. Non è senza significato, secondo me, che tra coloro che più sostengono il problema dell'acqua, attualmente, perché con la sua nota malizia il Benito Fusco mi ha detto in passato, forse non è stato così, che il mondo missionario sia molto interessato al problema dell'acqua e al problema per dire anche degli stili di vita. Oggi in Italia proviamo solo nome a un padre Alex Zanotelli e così via. Ed è importante perché in effetti quando si incontra l'uomo nella sua totalità, nella sua integralità, coi suoi problemi, eh, ci si rende conto che certi temi come quello di questa sera sono fondamentali. Io... Almeno un mercoledì all'anno lo devo fare, in qualche modo, quindi insomma mi prenoto anche per il prossimo anno, se non di più, perché sono delle iniziative di grande interesse che eh, toccano sempre temi eh, importanti come questo: l'acqua, bene comune dell'umanità, tema importante che ricorre e che credo il prossimo anno ci coinvolgerà tutti, io mi auguro. Stasera è il rischio poi sempre di fare fare da moderatore a un professore universitario che vorrebbe fare una relazione, io dirò, farò un'introduzione velocissima, qualche spunto che viene poi dalla mattinata che ho passato con Bandana Shiva a Parma, abbiamo fatto un dialogo anche sull'acqua. Ne parleranno comunque Guido Barbera che conoscete, è il presidente del Cipsi che è il coordinamento delle iniziative popolari di solidarietà internazionale. Sono 48 associazioni Corrado del Forum italiano dei Movimenti per l'Acqua. L'acqua effettivamente non può essere affidata al mercato, il mercato fallisce, lo spreco è un fallimento del mercato, domanda, offerta si incrociano nei manuali di economia politica, il prezzo. Poi però la realtà non è proprio sempre eh, così. Eh, lo spreco è un fallimento del mercato, anche lo spreco d'acqua, eh, e talvolta però diventa lo spreco, in questo fallimento, il valore aggiunto del mercato, cioè il sistema, prima si parlava degli stili di vita e anche il consumo di acqua è questo, eh, il sistema in cui viviamo, usa e getta, obsolescenza programmata, questo rincorresi fra produzione e consumo, è un animale, forse un serpente, che ha un capo, una coda, non so qual è eh, la testa, la produzione, non so se è il consumo eh, la coda. Certo che c'è poi una grande bocca che ingoia e talvolta espelle, i rifiuti. Allora lo spunto da questa necessità di considerare l'acqua come bene comune, come bene da non privatizzare, eh, deriva dalle piccolissime diciamo dagli spunti che abbiamo condiviso con Bandana Shiva questa mattina paragonando l'acqua del sindaco con l'acqua minerale, anche qui forse molto abusato, peraltro qui a Bologna abbiamo un'acqua del commissario che è ancora più buona in questa fase, ma è l'unico chilometro zero. Sapete che nel mondo agricolo eh, c'è questa immagine molto forte, più che reale, perché il chilometro zero del prodotto agricolo o vivi in campagna e fai l'agricoltore e adesso non ce ne sono più tanti in realtà e mangi ciò che produci oppure... Non c'è, però ti fa capire che la filiera si può accorciare un po', ci si può avvicinare fra produttore e consumatore. Ma quando andate a casa e aprite il rubinetto lì, l'acqua arriva. Allora abbiamo fatto, lo, lo, lo raccontava Vandana questa mattina, un piccolo studiolo, come si fa all'università, perché cercavamo di capire quanto costa realmente mangiare e bere nel nostro paese. Ci danno tutte queste percentuali. La pasta è aumentata del 30% fine della dieta mediterranea, però nessuno ti dà il valore assoluto quanto costa realmente, e vedi che in realtà il consumo di pasta aumenta perché costa di meno in proporzione, siamo più poveri e mangiamo più pasta, la barilla, eccetera. Se ne è accorta subito. Allora il dato sorpre sorprendente che veniva fuori proprio analizzando il periodo di crisi 2007-2008 e anche 2009: che noi per l'acqua minerale spendiamo il 10% della quota che destiniamo all'alimentazione, un po' di più in alcune regioni, un po' di meno in altre, è tantissimo se ci pensate. Il nostro Paese, per questo bisogna parlarne perché per arrivare al bene comune bisogna poi capire la differenza fra l'acqua, diremmo così, del sindaco, l'acqua pubblica e l'acqua minerale. In economia di mercato si dice appunto che il consumatore è sovrano anche lì lo leggiamo, questa sovranità forse si è persa, il consumatore, cioè noi stessi, non sa più se consuma, mangia, beve per vivere oppure se vive per consumare in questo animale che si morde, si morde la coda, vi ricordate, 3-4 anni fa pubblicità progresso si fa per dire... Quella persona, come si direbbe a Bologna, quello marino, che girava con le sporte e diceva: Compra, 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 così l'economia va. Ecco, abbiamo visto dove, dove è andata l'economia. E l'acqua minerale è un po' la sintesi di questo, eh, di questo paradigma, diremmo così, del consumo forse inutile: nel senso che questo 10% che noi destiniamo all'acqua minerale eh, comporta, e non lo sappiamo così chiaramente, non viene percepito da tutti, uno spostamento da nord a sud delle acque minerali che va bene la contaminazione, ci piace l'idea che ci si muova da una regione all'altra, però non riusciamo a capirlo per l'acqua minerale. Vai sul monte Cimone, esempio capitato a me recentemente, Purtroppo i miei figli non seguono i miei consigli e anche lì in cima vogliono l'acqua minerale, si ordina e pensavo che arriverà l'acqua del Cimone che sgorga a qualche centinaio di metri. L'acqua liglia da Potenza e immaginavo questo tir che saliva e le file dietro e poi immagino che anche quello del, che viene e che va verso Potenza, probabilmente dal Monte Cimone scende verso, verso valle. E poi c'è l'inquinamento che deriva eh, dalla, dalla plastica. E poi potrei andare avanti. E poi il costo, il rapporto non è neanche eh, proponibile in termini di costo fra l'acqua minerale e l'acqua del, del rubinetto. E poi, e poi potrei andare avanti. E, ed è assurdo da un certo punto di vista che il nostro Paese sia il terzo consumatore mondiale dopo l'Arabia Saudita, ma qui mi sembra abbastanza evidente, e il Messico, paese peraltro abbastanza desertico, ma noi siamo a quasi 300 litri di acqua eh, all'anno. Allora forse, eh, e mi fermo qui, una maggiore consapevolezza di quello che è il nostro comportamento di consumatori, una maggiore intelligenza, qualcuno l'ha definita intelligenza ecologica, quello di capire che le risorse, ce lo diciamo tutti, eh, ma poi bisogna anche metterlo in pratica, sono limitate, così è per l'acqua. Allora anche i consumi devono essere in qualche modo limitati, devono eh, ridursi, questo vale non tanto per l'acqua ma soprattutto per il cibo. Forse noi mangiamo troppo, mangiamo male, siamo, viviamo in un mondo sterilizzato dove abbiamo anche quasi paura della sicurezza alimentare, dove gettiamo via tantissimo, dove sprechiamo molto, a partire dall'acqua. Eh, I dati e le considerazioni a livello globale e locale che ci faranno, eh, i nostri amici che hanno accettato di condividere questa discussione, eh, credo che susciteranno, spero, visto che c'è anche un pubblico molto giovane, ma non che i più anziani o i meno giovani sono esclusi, ehm, Molte domande, io spero. Quindi, dopo questa introduzione che è già eh, finita, 10 minuti, un quarto d'ora eh, di interventi e poi eh, domande vostre. Se non ce le farete, poi ce le faremo noi, perché vorremmo arrivare almeno a mezzanotte, abbiamo detto. Non lo so. Comincia Guido Barbera, prego. Grazie, buona serata a tutti. Io vorrei iniziare... Eh, così con, raccontandovi un, una bozza di un video, visto che qui abbiamo i nostri amici che riprendono con le camere, no? che mi hanno fatto vedere in anteprima eh, due settimane fa in Africa, dove ero andato per incontrare le donne africane, perché stiamo eh, proponendo una campagna per riconoscere per candidare le donne africane al premio Nobel della pace, proprio valorizzando, volendo portare questo ruolo positivo, questa testimonianza continua delle piccole contributi che le tante donne nei villaggi africani portano sulla loro testa, che come ha sottolineato il sinodo... Dei, dei vescovi africani costituiscono la spina dorsale di questo continente. e Parlando con degli amici di una fondazione africana mi hanno fatto vedere il lavoro che stanno preparando della storia di una donna. e 57 anni che lei porta il secchio d'acqua nella testa. Ed è, ed è stato eh, di un impatto molto forte vedere come quel secchio d'acqua della testa sia servito alla nascita dei bambini, al battesimo dei bambini, a lavare i bambini, a dargli da bere, a cucinargli i, i pasti, a costruire la casa, ad annaffiare eh, i campi e quindi a coltivare i cibi a dar da bere agli animali che gli danno tutto il resto della vita. Cioè, come quel semplice gesto del portare questo secchio d'acqua nella testa sia eh, un elemento eh, così proprio quasi indispensabile, fondamentale nel eh, portare l'acqua senza la quale non potremmo vivere. Io credo che come veniva già sottolineato nell'introduzione, molto spesso non, non valorizziamo, non apprezziamo il valore dell'acqua. Mi capita molte volte quando parlo con i ragazzi nelle scuole la reazione è: beh, qual è il problema? Basta aprire il rubinetto, l'acqua viene giù. Poi magari se eh, capita un giorno o due che dal rubinetto non viene giù andiamo in tilt perché eh, ci accorgiamo dell'importanza, ma c'è sempre l'acqua minerale, il caffè lo facciamo con l'acqua in bottiglia, eccetera. No? Quindi è difficile apprezzare e capire nella nostra società il valore di questo bene. Un bene che eh, ritengo sia il simbolo veramente. Della, eh, dello sviluppo attuale della nostra società e quindi del eh, divario crescente che si sta eh, creando tra eh, i diversi livelli sociali. Non esiste un problema di quantità di acqua nel mondo, di acqua ce n'è tanta nel mondo, esiste un problema di risorse per accedere all'acqua. Per utilizzare l'acqua, per depurare l'acqua, per dessalinizzarla in certi contesti, eccetera, eccetera. Ma acqua ce n'è tantissima, pur non essendo un bene eh, così eh, infinito, no? ma ce n'è tanta. E vi assicuro che, eh, avendo girato tanti paesi del mondo, chi ha i soldi ha anche l'acqua. In qualunque parte del mondo chi ha i soldi non ha problemi di acqua. Aumenta il problema di accesso all'acqua dove eh, diminuiscono le risorse economiche. In Europa il 16% di europei oggi non ha l'accesso all'acqua potabile. Detto così probabilmente stupisce perché... In un continente così sviluppato come il nostro, eccetera, l'accesso all'acqua potabile sta diminuendo perché sta crescendo la povertà. Molto semplice. Ma non è circoscritto solo al problema materiale del, dell'acqua, eh, ma tutto quello che ruota attorno all'acqua, tutte le condizioni sanitarie. I servizi igienici, questi servizi secondari legati comunque alla disponibilità di acque, stanno veramente creando, moltiplicando la percentuale di gravità del problema e delle condizioni di vita nel mondo. Se abbiamo un miliardo e 600 milioni di persone che non hanno accesso all'acqua potabile. Ci avviciniamo quasi ai 2 miliardi e mezzo, anche 3, secondo le, le statistiche, di persone che subiscono le conseguenze di questa difficoltà o di questo non accesso all'acqua potabile, nelle malattie, nei, nei servizi igienici, eccetera, eccetera. In 8 mesi la mortalità infantile Dovuta alle conseguenze di non accesso ad acqua potabile, causerebbe la sparizione in Italia di tutti i bambini da 0 a 5 anni, secondo il tasso di mortalità eh, per le cause di difficoltà di accesso all'acqua potabile. Quindi, 8 mesi l'Italia rimarrebbe senza bambini, se morissero tutti in Italia. Sono dati che eh, devono farci riflettere, per non parlare poi appunto delle conseguenze eh, degli spostamenti di intere popolazioni per, eh, a causa della difficoltà di accesso, della crescita delle zone di desertificazione, delle eh, situazioni di cl eh, cambiamento climatico che portano interi popoli a spostarsi. Un terzo della Sicilia è già teso, terreno desertificato, oggi, qui vicino a casa, cioè a casa nostra. A livello militare, da anni stiamo già vedendo attraverso i satelliti come le concentrazioni di truppe militari si stiano spostando progressivamente da quelli che erano i, i nodi, i territori da proteggere, ed erano quelli del petrolio chiaramente, verso i grandi bacini d'acqua. Perché l'elemento vitale che condiziona non solo la vita delle persone, ma anche le relazioni tra i popoli, sta diventando l'acqua. Basta pensare alle conseguenze eh, che sorgono quando eh, un paese, un popolo, cioè un paese eh, decide di, di costruire una diga che eh, vieta l'arrivo dell'acqua al, eh, al paese che viene dopo. Gli toglie la vita. E quindi è chiaro che è motivo di conflitto, di guerra. <ride> Le situazioni di conflitto già sfociate, Giordania, Palestina, eccetera, sono, sono esempi, ma ce ne sono almeno una cinquantina di focolai, di, di conflitti che hanno sotto anche un radicamento appunto alla questione idrica, all'accesso all'acqua alla uh, possibilità di utilizzare questo bene. Quindi dati ce ne possono essere tanti, ma io vorrei anche soffermarmi e provocarvi un po' sulla nostra responsabilità di cittadini rispetto alla gestione di questi beni e, e, e rispetto alle scelte politiche di gestione di questi beni. Perché eh, ultimamente si sta parlando sempre di più di beni comuni anche a livello politico. Ma che cosa vuol dire bene comune? Sicuramente un qualche, cosa, un qualche cosa che serve alla comunità per intero, ma il bene comune implica anche, a mio avviso, una responsabilità di gestione comune, quindi una responsabilità della cittadinanza verso questo bene comune. In una famiglia eh, l'interesse appunto familiare coinvolge tutti, ci porta tutti ad occuparci dei problemi che ci sono, delle conseguenze. Di fronte al problema dell'acqua troppo spesso ce ne siamo lavati le mani. Gli stessi popoli poveri perché... All già da anni fa, quando abbiamo iniziato a fare incontri internazionali come forum, movimenti con le realtà eh, di aggregazioni sociali anche di questi paesi, già in Africa trovavamo due gruppi che dicevano, beh, insomma, se dobbiamo pagare pur di avere l'acqua e poter vivere, paghiamo ma dateci l'acqua. Questo non credo che sia accettabile in un concetto di gestione del bene, del bene comune, perché ci sono elementi che eh, devono essere eh, il riferimento eh, della, de, 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 della gestione della partecipazione comune e una responsabilità della politica e delle istituzioni nel garantire questi beni e questi diritti. Già nel forum di Rio de Janeiro, all'inizio degli anni 90, quando si iniziava a discutere ed è stata istituita la giornata mondiale dell'acqua, allora ancora si parlava di diritto all'acqua, cosa che a livello poi istituzionale, in tutti i forum successivi, è stato cancellato fino all'ultimo forum di Istanbul che ha parlato per l'ennesima volta di un bisogno all'acqua, non di un diritto all'acqua. Che è ben diverso, non solo come concetto di mercificazione, ma anche come concetto di responsabilità. Perché se io ho il bisogno di acqua, eh, sta a me prendere l'iniziativa e andare a cercare, andare a trovare eh, la fonte di accesso, di utilizzo a quell'acqua. Ma se io ho un diritto all'acqua, allora l'istituzione ha il dovere di garantire questo accesso e diventa una responsabilità collettiva eh, della comunità e delle istituzioni garantire il diritto. Abbiamo avuto quest'estate eh, una presa di posizione e un voto da parte dell'Assemblea delle Nazioni Unite di riconoscimento del diritto dell'acqua. Ma eh, sicuramente è un passaggio importante, ma non deve assolutamente eh, farci così gioire troppo e pensare di aver risolto eh, il problema, perché oggi la questione è, è veramente una questione di mercato attorno all'acqua. In Italia il mercato delle acque minerali è un mercato di 5 miliardi e mezzo di euro, oltre 80 miliardi di dollari nel mondo e sono movimenti notevoli di risorse che eh, incidono pesantemente nelle scelte. Il forum mondiale dell'acqua non è convocato dalle Nazioni Unite anche se partecipano tutti gli stati o gran parte degli stati, è convocato da un consiglio mondiale che è costituito dalle 100 principali multinazionali che utilizzano e gestiscono il mercato dell'acqua. Non è un'iniziativa come gli altri forum delle Nazioni Unite sulla popolazione o su altre tematiche. È una commissione perché partecipano gli stati ma su iniziativa privata che chiaramente non andrà mai a, a, in una direzione di riconoscimento eh, della, uh, del bene comune, della pubblicizzazione della gestione dell'acqua. E qui si, si inserisce invece il ruolo che le so, la società può giocare, di cui Corrado eh, parlerà eh, dopo di me. La sfida dell'acqua oggi nel mondo eh, credo che sia una di quelle sfide fondamentali eh, per ricostruire relazioni diverse tra eh, le popolazioni perché dobbiamo trovare il sistema di gestire la risorsa idrica garantendone eh, l'accesso a tutta la popolazione, almeno per quella parte di sussistenza fondamentale eh, che, che, che è necessaria alla vita. Perché veramente rischiamo nel 2025 di avere metà della popolazione mondiale a rischio di vita o per le conseguenze o per il non accesso a causa appunto della eh, impossibilità di eh, accesso all'acqua. Io per il momento mi fermo. Grazie. Conveniva ecco, in mente adesso nel passare la parola a Corrado Oddi l'immagine che hai evocato all'inizio di questa donna africana che da 57 anni va al pozzo. Ecco, immaginiamoci noi, lo dico ai più giovani, quando andiamo... Nei nostri grandi pozzi che sono i supermercati, e alla fine di questo percorso di guerra, che è la disposizione delle merci, troviamo l'acqua minerale. Perché alla fine poi? Perché se fosse all'inizio riempiremmo il carrello e non avremmo più posto per il resto. E poi prendiamo, perché abbiamo una lista lunga, ma poi andiamo anche oltre questa lista. Alla fine eh, le le due gerle da 9 litri una nella mano sinistra e l'altra nella mano destra perché non c'è più posto nel carrello gli facciamo fare un'ulteriore strada abbiamo visto che ne, ne ha già fatta tanta, ecco, siamo un po' dei moderni, come posso dire delle donne africane occidentali che però ecco, non hanno questa consapevolezza rispetto invece a un qualcosa che al di là del mercato che c'è dietro perché ogni volta che esce diciamo il messaggio così di consapevolezza rispetto al consumo dell'acqua di rubinetto, dell'acqua del sindaco, eh, rispetto all'acqua minerale, ecco i terroristi, uso dei termini che sono stati usati, che mettono in crisi l'industria delle acque minerali e chi ci lavora. Non è come abbiamo visto, come è stato ripetuto tante volte così, però questa cosa... Eh, questi, questi fatti vanno diciamo raccontati ecco forse non qui perché chi viene ascolta ha già una certa consapevolezza ma bisogna uscire e farle conoscere queste cose buonasera a tutte e a tutti ma prima di me Guido ci ha spiegato bene il fatto che eh, soprattutto nei paesi del sud del mondo ma in generale l'acqua non è un diritto quando un un miliardo e mezzo di persone non hanno accesso all'acqua, quando appunto siamo in presenza di morti, appunto dovute alla malattia perché non c'è l'acqua, appunto si capisce bene che l'acqua non è un diritto. Del resto, sempre Guido ci ricordava che un anno e mezzo fa al Forum Mondiale di Istanbul. Convocato in realtà dalle grandi multinazionali del settore, poi con l'appoggio della grande parte dei governi del mondo appunto è stato sostanzialmente detto che l'acqua è un bisogno e non un diritto. Uno potrebbe dire, eh, vabbè, certo ci sono questi problemi, però riguardano i paesi del sud del mondo, riguardano i paesi del terzo mondo, riguardano appunto il mondo sviluppato. In realtà ovviamente non è nelle stesse dimensioni, per fortuna, non con, quella, con quelle caratteristiche, però L'acqua e il servizio idrico anche nei paesi sviluppati, anche nell'Occidente sviluppato, anche nel nostro paese, stanno diventando sempre meno un diritto. E siamo in realtà dentro un processo, dentro un percorso che è iniziato ormai una ventina d'anni fa, per cui sostanzialmente l'acqua è sempre più merce e il servizio idrico notate la finezza dal punto di vista anche delle definizioni giuridiche è diventato servizio pubblico di rilevanza economica l'acqua appunto è sempre più una merce, il servizio idrico non è più un servizio pubblico ma ha una sua rilevanza economica Segredes ci diceva faceva l'esempio più lampante che è quello appunto dello spreco dell'acqua minerale nel senso che appunto quando compriamo l'acqua minerale in realtà noi paghiamo il trasporto, l'etichetta e la pubblicità e non l'acqua, ma questo processo appunto di mercificazione sempre più riguarda anche quella che possiamo chiamare l'acqua del sindaco. È un processo che riguarda sostanzialmente tutta Europa da, dalla fine degli anni 80 del secolo scorso. Si è iniziato a dire che quelli che noi chiamiamo i beni comuni, appunto i beni comuni naturali, i beni che l'elettricità, il gas, i trasporti, l'acqua, appunto che questi beni e questi servizi dovevano essere liberalizzati, doveva entrare il mercato. E dietro questa parola, anche qua appunto deve essere evocatrice anche di appunto si liberalizza l'acqua al servizio idrico, quello che in realtà è venuto avanti è appunto che siamo in presenza del fatto che c'è una privatizzazione e che c'è una mercificazione del bene acqua e del servizio idrico. E questo lo si è fatto anche nel nostro paese. I pilastri di questo processo di privatizzazione sono stati sostanzialmente due. Il primo, che progressivamente, appunto dall'inizio da vent'anni da a questa parte, si è iniziato a dire che i soggetti che gestiscono il servizio idrico non sono più le aziende pubbliche municipalizzate, ma progressivamente diventano società per azioni. Società per azioni, miste pubblico-private oppure anche a totale capitale pubblico. Però anche qua, come dire, basta andare a prendere il codice civile, uno apre il codice civile e legge la definizione di società per azioni, ci trova società commerciale costituita al fine di produrre utili da distribuire tra i soci. La gestione del servizio idrico diventa appunto il fatto di produrre utile per distribuirle tra i soci. E progressivamente appunto spariscono le aziende municipalizzate, le aziende speciali, ci sono le società per azioni, che magari parliamo di Bologna, parliamo di Era, che poi decide di andare in borsa e sostanzialmente come dire, decide che le quotazioni della borsa, la finanziarizzazione decide in qualche modo anche sugli investimenti sulla qualità della risorsa, sul prezzo della risorsa. E questo è stato il primo grande pilastro della privatizzazione. Non ci sono più le aziende pubbliche, ci sono le società per azioni. Il secondo grande pilastro viene sancita con una legge, che è peraltro è una legge importante, la legge Galli del 1994, che a un certo punto dice, sempre partendo dall'assunto, che non sono più soggetti, aziende pubbliche che gestiscono il servizio idrico, ma sono soggetti di natura privatistica. Siccome questi soggetti devono fare gli investimenti e l'acqua è un bene comune, ma come dire, il servizio idrico necessita di investimenti anche robusti e anche significativi, si dice che questi investimenti li fanno questi soggetti di natura privatistica e quindi bisogna riconoscere la remunerazione del capitale. Cioè si riconosce dentro le tariffe. Che appunto rispetto al, al, al capitale investito c'è un 7% di profitto garantito, non tutti lo sappiamo, ma lo paghiamo tutti nelle nostre bollette. 7% di profitto garantito che va ai soggetti gestori, che dovrebbero essere quelli che appunto vedono questo profitto a fronte del fatto che fanno gli investimenti. Questo, guardate, questi due fatti, il fatto che i soggetti gestori diventano sulle operazioni il fatto che si garantisce un profitto determina progressivamente appunto un cambiamento radicale di un assetto, di un servizio che è come dire da nato all'inizio del secolo un servizio che aveva istituito appunto le aziende municipalizzate un governo liberale, Giolitti nel 1903 che dice appunto questi sono servizi pubblici che devono essere gestiti da aziende municipalizzate Bene, questi due fatti appunto aprono la strada al fatto che è il mercato che stabilisce che appunto, eh, come si gestisce questa risorsa e eh, l'acqua appunto diventa merce a tutti gli effetti. E guardate, mh, qua gli effetti iniziano ad essere evidenti. Questo processo di privatizzazione, dicevo, inizia più o meno vent'anni fa e dopo vent'anni si può iniziare a fare un bilancio di quello che è successo di questo processo di privatizzazione. Per stare in un arco di tempo più ravvicinato io vi do solo tre dati. Diciamo da quando la privatizzazione è avanzata le tariffe, le bollette sono iniziate a crescere in modo significativo. In dieci anni, dal 1996 al 2006, le tariffe sono cresciute del 60% sempre in dieci anni dall'inizio degli anni 90 all'inizio degli anni 2000 e questa tendenza si è poi confermata gli investimenti sono letteralmente crollati all'inizio degli anni 90 si facevano circa 2 miliardi l'anno di euro equivalenti di investimenti nel servizio idrico dal 2000 se ne fanno 600-700 milioni in più Ancora, ci sono previsioni, stime che per i prossimi vent'anni, a proposito di sprechi di consumi, per far tornare i conti c'è una previsione in base alla quale dovremmo consumare, dovrebbe, dovremmo essere in presenza di un incremento di circa il 20% dei consumi di acqua potabile, stime per fortuna come dire, completamente non realistiche ma che si spiegano col fatto che ovviamente se si tratta di vendere un prodotto, una merce, e se bisogna guadagnarci, si fa così, si aumentano i prezzi, non si fanno più gli investimenti e se ne vuole vendere di più. Che è esattamente quello che è successo. Guardate, io racconto sempre una vicenda, devo dire quando lo racconto, anzi quando, quando me l'ha raccontata a me per la prima volta ho un po' sgradato gli occhi e ho detto ma è vero sul serio. Quello che è successo un, un paio d'anni fa a Firenze, quindi non molto lontano da qua, Firenze è una gestione del servizio idrico fatta da una società per azioni mista, maggioranza, proprietà di maggioranza del comune di Firenze e poi c'è un socio privato, a un certo punto il Comune di Firenze decide di fare una cosa positiva, e cioè decide di fare una campagna eh, diciamo per dire ai fiorentini che devono eh, utilizzare stili di vita più sobri, provare appunto decide di fare una campagna per il risparmio idrico, quindi insomma che la doccia si può utilizzare in un certo modo, lo sciacquone pure, insomma tante buone pratiche che conosciamo. Ovviamente questa campagna la fa fare a Publiacqua, che è l'azienda che gestisce il servizio idrico, appunto, che è di proprietà, come dicevo prima, maggioranza del comune, poi c'è un socio privato dentro. Publiacqua, assieme alle bollette, appunto, mette i dépliant, appunto, spiegando come bisogna comportarsi. E la campagna è successo, nel senso che i fiorentini diminuiscono il consumo d'acqua, nel momento in cui il consumo d'acqua diminuisce. Succede che Publiacqua, il soggetto gestore, si presenta dal comune e dal, e dal lato, l'ambito territoriale ottimale, che è quello di beneficiare le tariffe, e dice eh, scusate c'è un problema, i consumi sono diminuiti, siccome io devo avere il mio 7% di profitto garantito, adesso qua bisogna aumentare le tariffe. E non è uno scherzo, è iniziata una vera e propria contrattazione tra il comune di Firenze e Publiacqua, che alla fine ha visto riconosciuto un incremento tariffario, sulla base del fatto che i cittadini consumavano meno acqua. Che, come dire, eh, si erano messi in campo comportamenti virtuosi, e l'effetto è stato esattamente quello. Insomma, la privatizzazione nel nostro paese, ma non solo nel nostro paese, ha prodotto esattamente questi effetti qua. Gli effetti che sono quelli normali, appunto, quando non siamo più in presenza di un bene comune di un servizio pubblico, ma di un prodotto, di una merce e appunto di un servizio su cui, cui fare i profitti. Questa situazione poi è stata ormai come dire, arrivata a un punto d'approdo quasi definitivo con la scelta che ha fatto il governo italiano più o meno un anno fa di questi tempi. Più o meno un anno fa il Parlamento, su proposta del, del Governo, ha approvato il cosiddetto decreto Ronchi, decreto Ronchi che dà il colpo finale diciamo, appunto a questo processo di privatizzazione. Se appunto prima del decreto Ronchi, un anno fa, gli enti locali potevano scegliere, teoricamente si fa per dire, sempre tra varie forme privatistiche, quindi potremmo scegliere se il servizio idrico è gestito da un SPA in forma mista o totale capitale pubblico oppure attraverso la gara. Un anno fa, appunto, il ministro Ronchi fa approvare dal Parlamento il suo decreto che dice che ora che saremmo alla fine del 2011, sostanzialmente per affidare il servizio idrico, bisognerà fare una gara, cioè metterlo sul mercato, oppure affidarlo a società per azioni in cui il soggetto privato ha almeno il 40% delle azioni, spariscono anche le società per azioni totale capitale pubblico, siamo cioè dentro un provvedimento legislativo che sostanzialmente appunto completa definitivamente questo processo. E da qua parte quest'idea che è un'idea che nasce da quella che forse potremmo definire la più grande coalizione sociale che si è costituita in questo Paese. Un numero molto forte di associazioni, di soggetti sociali, associativi, del mondo cattolico, del mondo ambientalista, del mondo sindacale, dei comitati territoriali, che decidono di prendere la strada del referendum abrogativo, di raccogliere le firme perché i cittadini italiani si possono pronunciare su questo decreto e su tutta la legislazione che ha favorito in tutti questi vent'anni i processi di privatizzazione. Questo, guardate, nasce anche perché in realtà appunto, il formulo dei movimenti per l'acqua in realtà c'è già una storia sufficientemente lunga alle spalle il forum italiano nasce soprattutto dall'esperienza dei comitati territoriali che sono i primi a subire le privatizzazioni quando appunto parlo per esempio di, di Arezzo oppure parlo di Latina che all'inizio del 2000 conoscono i primi processi di privatizzazione, lì si vede che appunto le tariffe schizzano del 150% che la qualità del servizio peggiora decisamente ecco lì nascono le prime esperienze di un contrasto alle privatizzazioni questi movimenti e organizzazioni danno vita poi nel 2006 appunto al forum dei movimenti per l'acqua il forum dei movimenti per l'acqua già nel 2007 raccoglie 400.000 firme su una proposta di legge di iniziativa popolare per la ripubblicizzazione del servizio idrico legge che viene portata in Parlamento che giace tuttora in evaso nei cassetti della Camera l'anno scorso dicevo subito dopo che il decreto Ronchi è stato approvato si decide la strada del referendum e anzi la strada di tre referendum abrogativi nel senso che appunto, ragioniamo sul fatto di chiedere l'abrogazione di quest'ultimo decreto, il decreto Ronchi, ma contemporaneamente anche di intervenire per abrogare un articolo del codice ambientale che è quello che dice che la gestione del servizio idrico si fa nelle tre forme gestionali, ma tutte e tre società per azioni. E anche l'abrogazione di quello che nel frattempo dalla legge Galli è diventato altro articolo, sempre del codice ambientale, che è quello che richiamavo prima, che fissa il diritto per i soggetti gestori di natura privatistica di avere il 7% di profitto garantito. Quindi tre quesiti referendari che sostanzialmente hanno il significato non solo di chiedere l'abrogazione. Di quest'ultimo decreto, ma di mettere in discussione vent'anni di politica di privatizzazione. E raccogliamo le firme, come sapete, le raccogliamo nel periodo che è andato da, dalla metà di aprile alla metà di luglio di quest'anno, con un successo veramente straordinario. Come sapete ci vogliono 500.000 firme per chiedere il referendum. Nell'arco di tre mesi raccogliamo 1.400.000 firme su ciascun quesito referendario, che è il risultato più forte di tutta la storia referendaria del nostro Paese. Mai nessuna richiesta referendaria è arrivata a questi livelli. È appunto un risultato che ci conforta sul fatto che sul serio... C'è una sensibilità che non trovate nelle, nei grandi mass media, nelle televisioni, e che però è una sensibilità che per fortuna esiste ed è diffusa in tutto il Paese, e sul fatto che, appunto, che almeno alcuni beni comuni fondamentali, il bene comune fondamentale per eccellenza, come l'acqua, appunto, questo non può essere messo nel, sul mercato e ridotto a merce. E appunto, a questo punto ci sono. I quesiti i referendari in corso c'è una prima fase di discussione proprio di questi giorni con la Corte di Cassazione poi i quesiti i referendari dovranno passare attraverso il giudizio di ammissibilità della Corte Costituzionale il referendum uso ovviamente il condizionale si dovrebbero ottenere nella prossima primavera uso il condizionale perché ovviamente, come dire, nel caso di crisi di governo e di ricorso a elezioni anticipate la scadenza referendaria dovrebbe, anche qua uso il condizionale, spiego subito dopo perché dovrebbe slittare di un anno e andare al 2012. Vediamo cosa succederà se questo paese sarà chiamato a votare. Noi comunque diciamo che comunque, anche in caso di elezioni politiche anticipate, i cittadini italiani devono essere chiamati a votare questi referendum entro il 2011. E lo diciamo perché, come richiamavo prima, la scadenza definitiva della privatizzazione stabilita dal decreto Ronchi è la fine del 2011. E lo diciamo anche perché, c'è cioè un precedente illustre già stato fatto, perché solitamente i referendum. Si tengono una domenica tra il 15 aprile e il 15 giugno, ma in un caso di cui ricorda l'anniversario proprio in questi giorni, il referendum del nucleare, sul nucleare del 1987, quello si tenne appunto all'inizio di novembre sulla base di una disposizione di legge specifica. No, diciamo appunto che anche in caso di elezioni anticipate, i cittadini italiani dovranno essere chiamati a decidere su questo punto fondamentale. E diciamo anche. Che fino a quando non si fanno i referendum bisogna fermare i processi di privatizzazione. Perché siamo addirittura di fronte al paradosso che mentre noi abbiamo raccolto le firme, chiediamo appunto che si pronunciino i cittadini, in molte parti, come dire, proprio perché si teme il risultato che può dare questo referendum, si stanno accelerando i processi di privatizzazione. E quindi noi diciamo anche. Bisogna votare nel 2011 e bisogna che ci sia una moratoria dei processi di privatizzazione fino a quando non si sono celebrati i referendum. Lo diciamo anche con la mobilitazione. Il 4 dicembre sarà giornata di mobilitazione nazionale con manifestazioni in tutte le regioni, anche qua in Emilia Romagna, Bologna so che è prevista anche qua una manifestazione regionale, poi vedo qua di fronte a me Andrea Caselli che magari se vuole potrà anche spiegare, raccontare meglio, perché pensiamo come dire che questa questione appunto che si possa votare, che i cittadini possono pronunciarsi, che, non è, che nel frattempo non si accendono le privatizzazioni è un fatto che come dire deve essere costruito nella società e deve essere costruito perché alla fin fine è eh, noi pensiamo che appunto che con il referendum quando li faremo saremo di fronte a un passaggio fondamentale. Sappiamo che lo strumento referendario non è uno strumento facile. Veniamo da vent'anni in cui in questo paese, a parte il referendum sulla Costituzione, che però non aveva bisogno del quorum, è da vent'anni che non si raggiunge il quorum sul referendum. Ovviamente abbiamo ragionato molto prima di fare questa scelta. E però noi pensiamo che su un tema di questa natura, per la sensibilità che abbiamo visto in giro, per il significato generale che ha, noi pensiamo che, appunto, eh, che i cittadini di questo Paese possano venire a votare e tornare come dire, a, fare, a compiere un esercizio di forte partecipazione così come pensiamo che è la nostra idea di gestione pubblica del servizio è legata a un'idea di partecipazione dei cittadini alla gestione del servizio stesso. Pensiamo che lo si possa fare perché pensiamo, e finisco, che ovviamente stiamo parlando di sottrarre l'acqua al mercato, di, di restituire all'acqua e al servizio idrico la loro vocazione di essere bene comune, ma parliamo anche di una grande questione di democrazia e di uguaglianza. Perché dare beni comuni fondamentali farli ritornare nella gestione delle comunità, far sì che siano i soggetti che, eh, appunto, che decidano sui beni comuni, che sono quelli che costruiscono i legami sociali di una comunità. Beh, questo significa sul serio parlare in termini sostanziali di democrazia e di uguaglianza. E noi pensiamo che appunto, questa sia una grande battaglia che ha queste caratteristiche e pensiamo anche che come dire, che siamo attrezzati per farla e pensiamo che possiamo vincerla sul serio. Bene. Grazie a Corrado Oddi, dunque l'obiettivo del referendum è chiaro e anche la possibilità di farlo mi sembra sia stata ragionata bene. Eh, gestione pubblica partecipativa quindi democratica dell'acqua certo qui sorprende un po' all'università vedere io ho una gran sete sto bevendo correttore precedente ai, 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 ai tuoi tempi avevi lanciato il gruppo di lavoro sulla sostenibilità poi si è perso anche quello del resto questa leggo questa acqua san benedetto che evidentemente è stata presa in qualche macchinetta qui ci sarebbero state altre cose che si potevano fare. Comunque è un'acqua eco-friendly, c'è scritto qui dietro: meno plastica più natura. Del resto ormai è tutto eco. Questa ca, eh, oicos, ecologia, economia, la gestione della casa, del pianeta: si fermasse qui. Poi questo suffisso colorato, è, eco e è tutto, eh, eco verde. Se avete notato anche la pubblicità qui fuori delle automobili, che forse è il mezzo più inquinante, è tutto eco ed è verde, come appunto un suffisso colorato, ecco, forse diciamo, bastasse per, per salvare diciamo, insomma, questo nostro pianeta. Ma adesso questo sarebbe un discorso lungo che non voglio fare qui.